Innanzitutto buonasera, sono contento di essere io a dare inizio a questa insolita campagna elettorale e sono particolarmente felice di farlo per il semplice motivo che sono stato uno dei promotori di questo progetto di rinnovamento. Non vi parlerò delle capacità professionali e umane del nostro capolista dottor Giuseppe Pescatore, né delle doti degli altri componenti della lista. Il paese è piccolino, ci conosciamo tutti molto bene. Mi limiterò soltanto ad elencarvi i candidati, ad invitarli a salire sul palco e a darvi conto di come si svilupperà la serata. Grazie, scusate l'emozione. Non posso fare a meno, però, di esprimere tutta la mia gratitudine e quella di tutto il gruppo giovanile di cui ne faccio parte, al dottor Pescatore per aver accettato il nostro invito di portare avanti questo progetto di rinnovamento della vita amministrativa del nostro comune e per aver creduto in noi. Grazie caro Giuseppe, grazie di vero cuore, è la realizzazione di un sogno, non puoi immaginare da quanto tempo stavamo aspettando questo momento. Invito adesso quindi a salire sul palco i candidati della lista civica alla primavera, iniziando dal principe del foro, avvocato Giuseppe Caturano, togliamolo con un grande applauso. È invitata a salire sul palco con la sua forza, la sua grinta, la sua determinazione, la dottoressa Rosa Capobianco. È invitato a salire sul palco il mago dei conti, il dottor Enrico Cerullo. È la volta del nostro commerciante di fiducia, Cerundolo Alfonso. È invitata a salire sul palco un cerundolo donna, la grande Erminia. È invitato a salire sul palco il re dell'acqua, Giuseppe Cogliano. È la volta del nostro capitano, il dottor Fucci Giuseppe. È invitato a salire sul palco Gambino Giuseppe, la bontà personificata. È invitato a salire sul palco il candidato più giovane, mi riferisco allo spirito, Pasquale Iannuzzo. A parte gli scherzi, l'operaio della politica. È invitato a salire sul palco l'instancabile tuttofare Pascucci Marino. È invitato a salire sul palco Cerundolo Ciriaco, operatore sociosanitario prestato alla politica.
È la volta del dottor Romolo Pasquariello, da sempre attivo e disponibile nel campo sociale. Ed infine è invitato a salire sul palco, accolto da un caloroso applauso, il nostro capolista, dottor Giuseppe Pescatore. Adesso cedo la parola al candidato, il dottor Pasquariello Romolo. Accogliamolo con un grande applauso. Buonasera a tutti voi, cari amici. Grazie per averci dato onore con la vostra presenza questa sera in piazza. Questa sera ho il piacere di illustrarvi il percorso che il nostro movimento ha compiuto dalla sua origine fino a questo momento. Tutto è cominciato diversi anni fa, precisamente 4, quando il Paese era stato convocato alle urne per le elezioni amministrative del maggio 2013. Noi eravamo un gruppo di giovani con la passione per la politica, con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Maturavamo sempre di più il pensiero di metterci in gioco, ma ci rendemmo conto che il percorso era insidioso e pieno di ostacoli, troppo duro e faticoso, non ancora adatto a noi. Capimmo che ancora non era arrivato il nostro momento, però non ci arrendemmo e decidemmo di armarci di pazienza e giocare la partita da spettatori, facendo ancora un po' di esperienza. Passano gli anni e arriviamo a luglio dello scorso anno, periodo in cui la popolazione vive l'ennesima sconfitta amministrativa e di conseguenza un ulteriore commissariamento, causa principale che ci ha fatto capire che finalmente è raggiunto il nostro momento. Il nostro paese, la nostra terra, la madre che ci ha partorito, ha bisogno di noi. Considerato ciò, abbiamo esposto i nostri principi a tutti i giovani che volessero far parte di questo movimento. Siamo cresciuti in numero e con l'obiettivo di crescere ancora. Abbiamo scelto come identificativo del gruppo la locomotiva, metafora della nostra indole, paragonabile ad un treno in corsa che guarda orgogliosamente indietro, proseguendo in avanti senza esitazione. I vagoni, comparabili ad idee e modi di pensare, hanno accolto i viaggiatori saliti ad ogni fermata. Brevemente vi illustro i principi del movimento. Unione del Paese. Noi, giovani provenienti da diverse esperienze politiche, abbiamo deciso di aggregarci e dare al Paese quella pace che manca da anni. Siamo cittadini di buona volontà, crediamo nei valori della solidarietà, della democrazia, del rispetto dell'ambiente, dell'impegno amministrativo come dovere sociale. Grazie. Rinnovamento. Vogliamo dimostrare che siamo distanti dalle vecchie forze politiche che hanno creato disordine amministrativo nel Paese. Impegno costante. Noi giovani ci impegniamo a garantire i bisogni principali di cui la comunità necessita, quali lavoro, istruzione, sanità, sport, svago. Messe insieme le nostre idee, avevamo bisogno di una persona che ci rappresentasse, di un leader. Abbiamo individuato una persona che sapesse interpretare le aspirazioni e le esigenze dei fontanarosani, il dottor Giuseppe Pescatore. Dottor Giuseppe Pescatore, che è un professionista serio e disponibile ad accettare oneri ed onori che l'attività amministrativa comporta. Insieme a lui avevamo tutte le carte in regola per scendere in campo. Abbiamo selezionato alcuni giovani di competenza che potessero rappresentarci all'interno di una lista civica. Ci siamo confrontati con alcuni gruppi e partiti già da tempo attivi politicamente. Abbiamo riscontrato disponibilità ed apertura da parte del PD e dell'UDC.
Ci siamo resi conto che le nostre idee erano sovrapponibili e abbiamo accettato la loro collaborazione. A questo punto il progetto originario del movimento La Locomotiva subisce la sua storica evoluzione, dando vita alla lista civica La Primavera. In sintesi vi accenno alcuni punti del programma. Legalità. La nostra amministrazione opererà in maniera limpida e controllabile da tutta la popolazione. Turismo religioso. Intendiamo valorizzare il nostro patrimonio religioso istituendo degli itinerari turistici al fine di accogliere al meglio i turisti, garantendo loro una piacevole permanenza nel paese. Agricoltura. Daremo valore a questo settore che per anni ha rappresentato l'ossatura dell'economia del nostro paese. Area ludico-ricreativa. Renderemo idonei e funzionali gli spazi riservati all'area sportiva. Promettiamo ai più piccoli un parco giochi. E questa non è solo una promessa. Tanti altri argomenti verranno trattati in seguito in maniera più approfondita. A voi amici promettiamo di impegnarci, di essere responsabili e laboriosi, di ascoltarvi in ogni momento. Noi rappresentiamo la vera risposta politica alle difficoltà dei cittadini e a ciò che la società moderna richiede. Non possiamo permetterci altri anni di immobilismo politico. Il Paese necessita di una politica che parli, che sia propositiva, che ascolti e che condivida. Il Paese ha bisogno di uno sviluppo economico. Dobbiamo utilizzare appieno tutte le nostre potenzialità e migliorare ogni settore, quello turistico, quello agricolo, quello edile. Per rendere possibile ciò dobbiamo unire le nostre forze e lavorare insieme, amministrazione e popolo, in modo che voi cittadini diventiate i veri protagonisti del rinnovamento che da tanto tempo aspettiamo. Dobbiamo guardare lontano, senza ostruzionismi politici. Basta con la politica del muro contro muro. Noi giovani siamo qui. L'11 giugno vota e fai votare la lista civica La Primavera. Grazie. Lascio la parola al candidato sindaco, dottor Giuseppe Pescatore. Buonasera a tutti voi, cari concittadini. Lasciatemi innanzitutto ringraziare tutto lo staff per la sorpresa del video. Sono commosso ed emozionato. Grazie davvero di cuore. Siamo qui questa sera per aprire la nostra campagna elettorale che ci porterà alle elezioni amministrative dell'11 giugno. Lo faremo con immensa gioia, furieri di entusiasmo e di novità. Voglio iniziarla con una frase di Roosevelt che rappresenta un po' il nostro motto. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Ebbene, per me è una realizzazione di un sogno essere qui questa sera, per permettermi di presentarmi e presentarci a tutti voi come il gruppo che nelle prossime amministrative può amministrare appunto questo paese e portarlo secondo i nostri sogni ad un miglioramento al di fuori delle tenebre in cui giace. Incredibilmente, come ben sapete, siamo stati soli a presentare una lista in questa tornata elettorale. Vorrei fermarmi solo un minuto su questo aspetto. A sentire alcune voci che vogliono essere furbianti e che utilizzano anche i social per diffondersi, sembra quasi che noi siamo i colpevoli della mancanza di liste avversarie. Per una questione di chiarezza voglio spiegare che non è affatto così. Ogni buon pensante capirà che noi non siamo i responsabili, anzi saremo stati pronti a batterci. È stata una sorpresa scoprire che non veniva presentata un'altra lista oltre alla nostra, ma più il tempo passava e più la cosa si paventava realtà. Ad un certo punto ci siamo trovati di fronte a un bivio. Da un lato lasciare tutto invariato e condannare il paese al commissariamento perpetuo, perché una sola lista, cari concittadini, per aggiudicarsi la vittoria avrebbe dovuto raggiungere un quorum del 50% più uno, cosa impossibile a realizzarsi, dato che l'elettorato attivo è minore rispetto al totale degli aventi diritto.
L'alternativa è stata la creazione di una seconda lista, La Civetta, costituita di persone di buona volontà che si sono esposte a favore del Paese, che hanno offerto il loro nome e cognome in onore della comunità. È stato un atto di amore verso Fontana Rosa. Cercando di liberarla dalle sorti del commissariamento e dunque dallo stallo economico permanente. Dopo questo chiarimento, che mi sembrava doveroso, vorrei accennare alcuni punti senza annoiarvi troppo. In primis vorrei illustrare le motivazioni che hanno spinto me e il mio gruppo ad accettare la candidatura, partendo da quella che è l'attuale situazione politica del Paese e presentare i punti cardine del nostro programma. Siamo un gruppo di cittadini di buona volontà che credono nei valori di democrazia, solidarietà e umanità. Soprattutto siamo persone del popolo che lavorano quotidianamente ed onestamente, persone semplici, non appartenenti a nessuna casta. Sono orgoglioso di presentarvi i vari componenti della mia lista, ad uno. Capobianco Rosa, giovane donna con una grande personalità, responsabile di sicurezza aziendale e mamma dedita alla famiglia che con l'entusiasmo e la tenacia che la contraddistingue tiene ogni giorno saldi gli ideali del gruppo. Erminia Cerundolo, mamma e moglie che ha vissuto nel paese col suo nucleo familiare e ha educato i propri figli nel rispetto del paese e delle tradizioni. Giuseppe Caturano, apprezzato avvocato, molto stimato negli ambienti forensi, uomo dalla grande sensibilità e dotato di spiccato senso d'altruismo. Giuseppe Cogliano, instancabile lavoratore impegnato nel paese che ha posto radici crescendo una dignitosa famiglia e da sempre ha coltivato la sua passione politica per il paese. Enrico Cerullo, giovane impegnato nell'imprenditoria del posto, padre che ha posto le radici familiari a Fontana Rosa scegliendo il paese per il proprio futuro, già figlio di ideali di rinnovamento. Alfonso Cerundolo, giovane impegnato nel lavoro, nella famiglia e nella comunità, che svolge il proprio servizio nelle associazioni del paese in aiuto ai bisognosi, agli anziani o dove ci sia richiesta. Ciriaco Cerundolo, caro amico da una vita, con cui ho condiviso tante battaglie, non politiche, ma di vita quotidiana, apparentemente scontroso, ma con un grande cuore, ve lo posso assicurare, qui in veste di esponente dell'UDC. Giuseppe Fucci, giovane professionista che ha investito il proprio futuro nel paese, con la famiglia e il lavoro, che presentava già forti radici familiari di amore per la comunità. Giuseppe Gambino, onesto lavoratore, figlio e padre di questa terra, valore aggiunto di questa lista del popolo. Pasquale Iannuzzo, esperto politico esponente del PD, amante della comunità, del paese e del gruppo, come lui stesso ama definirsi operaio della politica. Marino Pascucci, giovane impegnato nel proprio paese fra i mestieri più disparati, cresciuti con gli ideali di umiltà e lealtà. Romolo Pasquariello, giovane infermiere, attivo nella vita comunitaria in attesa di formare un nucleo familiare nel paese, con l'amore e la dedizione che lo contraddistingue. Questa squadra di giovani, cari concittadini, si è messa in gioco senza paura,
con la forte volontà di volere e pretendere un rinnovamento generazionale del Paese. Siamo alla prima esperienza politica, ma io ho creduto nella loro giovane forza, che si trasforma quotidianamente in entusiasmo, volta ad ottenere un cambiamento. Ciascuno di loro ha delle potenzialità, delle idee, che messe insieme sicuramente porteranno un beneficio, perché vanno oltre gli interessi del singolo, ma rappresentano il futuro di una comunità che vede in tutti noi i suoi rappresentanti. Sono orgoglioso di tutti loro che, in verità, avevano già iniziato questo percorso da tempo con la locomotiva e io mi sono trovato a condividerlo solo più tardi, ma ho abbracciato il loro progetto in maniera globale. Tra di noi sono presenti appunto due rappresentanti di partiti politici, PD e UDC, necessari ad ampliare i nostri orizzonti di conoscenza, di esperienza e di popolarità. Cari concittadini, ora vorrei spendere qualche parola in difesa della mia persona, che con grande tristezza ho visto attaccato da alcuni dall'inizio di questa esperienza. Ad un certo punto avrei voluto lasciare tutto, poi non l'ho fatto per rispetto del gruppo che si era costituito, degli ideali e del progetto che stavamo portando avanti. Voglio precisare che io faccio parte di questa comunità con molto onore e che sono presente nella vita del Paese pur avendo la sede lavorativa fuori. Cari concittadini, io sono privo di etichette politiche, di tessere di partito, e questo voglio dirlo a grande voce. Mi vanto di poter dialogare con tutte le forze politiche, con tutti gli esponenti politici, e questo lo continuerò a fare solo e sempre per il bene del Paese, non per personalismi. Ho accettato questa sfida non per interessi personali. Il mio posto di lavoro non è mai stato e non sarà mai correlato ai risultati elettorali. Da anni sono titolare di un posto di lavoro a tempo indeterminato che per il momento non mi interessa di cambiare. Ho studiato e raggiunto i miei obiettivi lavorando. Obiettivi di lavoro e personale al di là della politica, e lo dico ad alta voce, sono una persona libera. Il profilo politico-amministrativo di questa lista è la trasparenza e il rispetto, ma soprattutto la capacità di ascoltare, che oggi sta diventando merce sempre più rara. Saremo aperti a tutti per suggerimenti e critiche. La nostra disponibilità sarà massima, sempre nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni. Siamo qui per unire il Paese, per portare serenità e pace, di cui ce n'è assoluto bisogno. Mi adopererò in prima persona per raggiungere tale obiettivo, e un ruolo fondamentale lo dovranno avere in tal senso le associazioni come l'Azione Cattolica, la Proloco, le Confraternite, le altre associazioni, Giuseppe Zollo, Volti Nuovi, Frates e la stessa scuola, che rappresentano il tessuto più sano del sistema e soprattutto le radici del futuro. Lavorare in sinergismo con queste associazioni significa apportare crescita, sviluppo e progresso. Vorrei ora fermarmi qualche minuto per analizzare qual è la situazione attuale in cui si trova il nostro Paese, soggetto ormai da anni a lunghi periodi di commissariamento. Il Paese, cari concittadini, è fermo in una situazione di stallo. Basta andare sul sito del Comune di Fontanarosa all'Albo Pretorio e se ne ha un'idea. Ci sono delle situazioni bloccate da tempo, fondi europei non percepiti, progetti mai conclusi e opere da collaudare mai collaudate. E mi vengono ad accusare di antidemocrazia a voler evitare la catastrofe di un nuovo commissariamento, ma noi ci proviamo, ci mettiamo la faccia, l'impegno e la dedizione. Illustro ora qualche punto del nostro programma. Punto cardine sarà il lavoro. Dobbiamo avere attenzione alle classi più deboli, a coloro che hanno perso il lavoro. Il nostro compito sarà quello di creare le condizioni
di una più equa ripartizione delle risorse economiche a nostra disposizione, per tutti, poche o molte che siano. Creare uno sportello del lavoro attraverso le nuove tecnologie di innovazione e strumenti di mobilità in sinergismo con le associazioni di categoria. Altro punto importante sarà lo sportello di ascolto del cittadino. Il rapporto fra amministrazione e cittadino dovrà essere contraddistinto da trasparenza. Non basta infatti considerare la trasparenza secondo le recenti normative nazionali che prevedono sostanzialmente l'obbligo di pubblicare tutti i dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni e garantire l'accessibilità ad essi da parte di chiunque. Crediamo che si debba andare oltre il muro della pubblica amministrazione per poterci vedere limpidamente all'interno. Aprire i dati e le informazioni di questo prodotto verso l'esterno e ridurre significativamente le asimmetrie informative fra pubblico e privato. Questo rappresenta certamente un primo passaggio per realizzare una piena consapevolezza dei cittadini rispetto ai processi che governano la gestione della cosa pubblica, oltre a fornire gli strumenti per un controllo diffuso. Tuttavia, questo aspetto va accompagnato e completato dalla comunicazione, che presuppone uno scambio ed una circolarità fra ciascuno dei soggetti coinvolti. Ecco perché riteniamo, cari cittadini, che il Comune di Fontanarosa debba dotarsi di linguaggio alla portata dei cittadini e fare uso di tecnologie e strumenti efficaci a secondo del pubblico che si rivolge all'ente. Altro punto cruciale sarà la sicurezza. Non possiamo vivere nella paura, nel terrore che la nostra privacy, la nostra intimità venga violata, che i nostri genitori e i figli non siano al sicuro. Ho apprezzato molto l'iniziativa di un gruppo di voi giovani che avete costituito associazione con chat su WhatsApp in modo da tenere allerta tutti e sostenersi a vicenda nelle 24 ore. Avete promosso la raccolta di firme perché la nostra non sia una voce isolata, ma che venga accolta da istituzioni superiori come il prefetto, in modo da garantire una maggiore sicurezza. Un mezzo per fare ciò potrebbe essere il potenziamento della videosorveglianza nelle zone più centrali del paese e una maggiore sinergia con le forze dell'ordine per la protezione delle zone più periferiche. Altra questione importante è il carro. Ci teniamo tanti e tutti che ci sia un miglioramento e un rifacimento dell'obelisco, simbolo della nostra tradizione. Ci impegneremo a sbloccare i fondi previsti, a promuovere degli sponsor che in cambio di pubblicità potrebbero elargire somme in denaro che aiutano nell'obiettivo finale. Altro problema rilevante della nostra società, cari concittadini, è purtroppo rappresentato dalle dipendenze di ogni tipo. Mi batterò per arginarle attraverso varie campagne di sensibilizzazione. Altri impegni saranno volti alla ristrutturazione del centro storico, al rilancio dei prodotti tipici della nostra terra, sia culinari, olio e vino, che materiale, lavorazione della pietra e della paglia. Cari concittadini, saremo vicini agli artigiani, alle imprese del posto, perché sappiamo quanto è dura rimanere a galla. Rivalorizzeremo il nostro patrimonio storico-culturale, costituito dal santuario con il pozzo, l'acqua santa, il campanile, la parrocchia e tutte le confraternite presenti, che rappresentano la storia delle nostre famiglie, creando un itinerario turistico che comprenda anche il museo. Inoltre un impegno particolare sarà volto alla riqualificazione delle strade, alla progettazione di rotonde, al potenziamento della rete idrica, fognaria e metanodotti in tutto il paese dove è possibile. Chiaramente, cari cittadini, questi sono soltanto alcuni punti, diciamo, del nostro programma, che insieme ad altri verranno discussi e approfonditi nelle prossime uscite. Mi avvio quindi alla conclusione di questo pubblico comizio e lo voglio fare con una frase che mi ha sempre affascinato, di Demostene: piccole opportunità spesso sono l'inizio di grandi imprese, e chissà che noi non riusciamo in una grande impresa. Grazie a tutti, viva la primavera, viva Fontanarosa!